Paradise, un mese dopo di nuovo al Ridotto del Teatro Comunale con gli Aquilani, perché? Con gli Aquilani perché parte la seconda fase di questo processo di rinnovamento e di rinascita della città che ci vede coinvolti in questa fase di ballottaggio. Da qui si comincia da capo, è una campagna elettorale nuova e diversa che durerà questi 15 giorni e dalla quale ci aspettiamo grandi risultati, come d'altra parte abbiamo già avuto modo di constatare. Il sindaco uscente Cialente pensava di vincere al primo turno, è stato clamorosamente smentito dal risultato, meno 13 punti rispetto al 2007, non riesce ad apparentarsi con nessuno nel tentativo di prendere con sé quello. Ci prova con tutti però. Ha provato con tutti ma non ci riesce con nessuno, noi avevamo già detto che non avremmo fatto apparentamenti ma che comunque eravamo e siamo aperti ad ogni tipo di collaborazione e partecipazione, come d'altra parte è stato il motivo conduttore della nostra campagna elettorale. L'Aquila città aperta non lo è a caso, siamo in grado di partire immediatamente per il governo della città con la partecipazione reale della città e non con una partecipazione fittizia o ipocrita come è stata fino ad oggi quella proposta da Cialente. Da 24 ore dopo il ballottaggio noi saremo in grado di partire per snellire le pratiche delle case che sono ferme, per il piano di ricostruzione bocciato dal governo e dagli ordini professionali che deve essere rivisto e reso accessibile, per fare in modo che le aziende vengano pagate con una rendicontazione rapida in tempo reale, cioè per fare ciò che è necessario, ricostruire realmente la città. Oggi l'incontro con il PDL a Roma, Piccone ha detto sosteniamo De Matteis senza se, senza ma e non vogliamo niente, è vero? È vero sì, perché io ho detto con grande chiarezza che il motivo conduttore della rinascita della città è la partecipazione, senza schemi, senza appartenenze, solo perché intendiamo ricostruire la città. Già ieri Luca Ricciuti, ma anche i consiglieri che sono già eletti e che comunque fanno parte della lista del PDL hanno avuto modo di farmi constatare la loro attenzione e la volontà di partecipare. Nessuna richiesta, grazie a Dio, nessun apparentamento tecnico, grande formale, grande partecipazione alla rinascita della città e questo appello io lo rivolgo ai tutti gli elettori aquilari. Dovunque siano stati oggi e qualunque sia stato il loro voto, mi rivolgo anche a chi in questo momento non è in consiglio comunale, mi rivolgo a tutti quelli che hanno a cuore realmente la città. Oggi nasce la nuova città, oggi la città partecipa davvero alla propria rinascita. Anche a Gianfranco Giuliante si rivolge? A tutti. Io non ho preclusioni nei confronti di nessuno perché credo che tutti possano essere utili nel momento in cui lavorano realmente per il futuro della città. Parto da questo presupposto, sarà un sognatore? Sarà uno che pensa che sia impossibile? Io penso che l'impossibile in questa città sia diventato possibile e da oggi questa realtà sta diventando sempre più evidente, sempre più forte. La presenza degli aquilani anche oggi a centinaia in questo teatro testimonia come ci sia tanta voglia di svolta, tanta voglia di novità. L'Italia dei Valori con De Matteis è improbabile, è impossibile? Io con Angelo Mancini ho avuto e ho un grandissimo rapporto di stima e collaborazione, lo abbiamo dimostrato in tempi non sospetti all'interno della sua scuola nei confronti dei giovani. Penso che Angelo Mancini sia una grande risorsa per questa città, lo siano molti dei suoi uomini all'interno delle liste e credo che possa essere partecipe, non c'è bisogno degli apparentamenti per essere partecipi ed essere protagonisti della rinascita della città, l'importante è volere che questo accada. Poi mi pare che oggi le dichiarazioni di Mancini siano una pietra tombale per qualcuno come Cialente che pensava dopo averlo preso in giro per settimane, oggi magari di metterlo dentro soltanto forzando la mano attraverso i soliti canali romani. A Cialente dico che la città non si rifà a Roma, la città si fa all'Aquila.